Ciao a tutti. Di solito non riporto le varie notizie, anche perché io, come sapete, non leggo le notizie dei giornali, ma 3 settimane fa circa mi hanno segnalato una notizia veramente incredibile, che sembrano un po' le mie storie, sapete, tipo la signora degli ombrellis, quelle cose là che chi mi conosce ormai sa. Vi giuro che questa è reale, cioè l'ho letta, è stata riportata da tutti i giornali, praticamente da un sacco, e dopo vi dico anche come trolla, comunque l'ho trovata anche sotto in descrizione per chi non ci credesse. Praticamente un ragazzo di, non so, lui 59, 53 anni, lei 39, non mi ricordo bene, comunque insomma in quell'età lì, vabbè, sto signore ragazzo cosa ha fatto? Ha fatto praticamente a casa sua, era stato trasferito tipo dal quarto piano al secondo piano, adesso non mi ricordo bene, insomma quando è stato si è trasferito in questo appartamento, di sotto aveva abitava la vicina, questa ragazza penso molto bella, non lo so, insomma lui cosa ha fatto? Ha iniziato a scavare un buco nel suo appartamento per arrivare al piano di sotto. Per fare questo buco ci ha messo 10 giorni, quindi voglio dire neanche poco, questo per poter scendere e andare a stuprare la vicina. Allora io adesso mi chiedo, ma questo, allora prima domanda che mi faccio è, a parte che è normale, no, non è normale, è un idiota, vabbè, si sta. Ma prima domanda è, ma a uno servono veramente 10 giorni per bucare il pavimento? Prima domanda. Seconda domanda è, ma a uno, metti che c'hai st'idea malsana, ma non puoi andare a suonare, cioè almeno tra gli idioti risulti comunque il normale degli idioti, no? Non risulti l'idiota degli idioti. Altra domanda che mi faccio io è, ma 10 giorni per fare questo buco, ma non è che uno dopo dice, guarda, sto facendo una cazzata, lascia stare, ripariamo il buco, cioè dopo 1, 2, 3 giorni. Io invece non riesco a capacitarmene, me lo immagino questo con la colonna sonora di Sulle ali della libertà o Fuga da Alcatraz, lì che scava con questa foga. Ha fatto questo buco di 40x60, sentite il finale. Ma neanche a inventarla è una notizia così. Ha fatto sto buco di 40x60 di notte, si è calato quando la vicina è ritornata a casa dal lavoro. Di notte si è calato per andare giù a stuprarla. Lei, incazzata come una iena, l'ha riempita di botte. Comunque non so se l'ha riempito, però gliena date abbastanza. Lei non si è fatta, si è slogata un polso lei, o tipo si è fatta male un polso, una cosa del genere. Insomma l'ha riempito, lui in preda al panico è scappato e lei ovviamente ha chiamato la polizia, lui è stato rintracciato nel combini di vicino dopo un paio di ore e è stato ovviamente arrestato. Quindi immaginate questo, 10 giorni, e poi tra l'altro la polizia, adesso non mi ricordo la frase esatta, non vorrei averla, che magari l'hanno tradotta male eccetera, è la mia immaginazione, no, perché è un idiota. E nel senso che ovviamente questa frase poi la puoi interpretare come varie sfaccettature, però la frase che mi sembra di aver capito che ha detto la polizia è stata: sì, ho fatto effettivamente volevo fare questo buco per scendere a violentarla, però il fatto che lei si è ribellata è finito tutto male, cioè era come che non era colpa sua se è stata arrestata, tipo una roba del genere. Ma questa ovviamente è la mia personale ipotesi della frase che ho letto detta da lui. Ma vi rendete conto di che gente c'è? Cioè, in Giappone, allora, magari all'estero può succedere cose così, ma veramente è pazzesca sta cosa. Io non riesco proprio a capacitarmene di uno che possa per così tanti giorni mettersi lì a scavare e per scendere a fare quello che voleva fare. E poi sta qua sotto, immaginatevi che si vede questo calare. Aria dice, che cavolo fai, boom boom boom, botte, e lui scappa. This is Japan. Mi faceva piacere condividere con voi questa storia, perché veramente lui ci ha fatto proprio la figura dell'idiota che si meritava. Direi che per questo video è tutto. Venite a visitare il mio sito www.marcotani.it e al prossimo video dal Giappone. Ciao ciao.